Bau bau! Ehi, fate i bravi! Oh, che tenera! Ehi, papà! Ti diverti, tesoro? Un attimo! Bella Fra, qui c'è spazio solo per un paio di splendidi baffi! Ah, è così! Andiamo, tesoro! No, non farlo! Ava viene con me! No, non ci viene! Sì, ci viene! Come funziona questa roba? Ah? Cos'è? Oh, un portafoglio! Sarebbe un peccato se gli succedesse qualcosa, non c'è nessuno! Ho vinto alla lotteria, ragazzi! Vediamo che abbiamo qui! È una patente di guida! Non speravo nella carta di credito! Ora va molto meglio! Proprio quello che volevo! Ho un'idea! Farò una bella opera d'arte! Wow, funziona, è divertente! Ma me ne servono altri, io penso in grande. Quei soldi erano una noia. Ho finito la carta, e ora che posso fare? Ma certo, la patente! Comunque era una foto da scemo. Fatto! E il mio capolavoro è pronto. Ciao, papà! Ciao, Ava, cos'è quello? Ti voglio bene, papà. Oh, sei così dolce. Ah, Ava? Che hai combinato? Hai usato questi soldi per il tuo cuore? Oh no, fa che non siano i miei. Ah, tutto bene. È ok, ho usato i soldi di Jeff. Avete visto il mio portafoglio? Ci sarà da divertirsi. Di che si tratta? Aspetta. No, non può essere vero. I soldi, i miei adorati soldi. Non ci credo! Sei stata tu! La mia bambina! Li ho usati per un'opera d'arte! Oh, è adorabile! Ma i miei soldi! I bambini! Male, molto male! No, sono tutti rovinati! E io sono al verde! Deve far male! Credo non sia un fan dell'arte! Sono fiero di te, Ava! Ma dobbiamo rimediare! Oh. Che è successo? Ho avuto un incubo terribile, tutti i miei soldi spariti! Ah? Che strano! Caffè? Sangue freddo, Ava! Il portafoglio! Spero che funzioni! Sono nervosa! Oh, sono sempre lì e sono tutti interi! Mi stavo preoccupando! È stato pazzesco! Ok, devo andare, ci vediamo dopo! Ciao, buona giornata! C'è mancato poco! Non farlo mai più. Odio il traffico. Cos'è questo? Ehi, amico, accosta! Oh, che vuole da me? Perfetto, fermo lì. C'è qualche problema, agente? Patente, prego. Naturalmente, ce l'ho proprio qui. Cos'è questo? Io non capisco, è uno scherzo? È una storia divertente, agente. È già mattina? Sono così stanca. Buongiorno, papà. Ho dei cereali deliziosi per te. Non li mangio, che schifo. Ti va del succo di pomodoro? È sano e gustoso. Una delizia dal sapore pungente. Penso proprio che ne berrò un sorso. Ah, che buono. Non sei convincente, no, non lo voglio. Dai, prova. Devo proprio, è tutto molliccio. Dammelo. Delizioso. Arriva l'aeroplano. Stai indietro. Ehi, come ti permetti? Vieni qui. Mai. Non hai scampo. È quello che pensi tu. Wow, sono fuori forma. Devo riprendere fiato. Non mi fermo più, sappilo. Dov'è finito? Papà? Deve essere qui intorno. Ho un brutto presentimento. Siediti, infilo questa maglietta sulla sedia e questo ti impedirà di scappare. Era necessario, me ne ricorderò. Dove eravamo? Ah sì, la colazione. Apri la bocca. Che umiliazione! Non può mancare il succo di pomodoro! Ah, rinfrescante!
Forza, bevilo. Beh, disgustoso. Buongiorno a tutti e un'altra bella giornata. Ciao, Jeff. La colazione è il pasto più importante della giornata. Controllerò i messaggi. Interessante. Ne vuoi ancora? No, assolutamente no. Aspetta. Fa schifo. Che succede lì? Chissà. È l'ora della rivincita. Facciamo una chiamata veloce. Ehi, è il mio telefono. Chi mi chiama a quest'ora? Pronto? Non risponde nessuno. Pronto? Parlami di qualcosa. Fiu, che bello, se n'è andato. Ah, funziona sempre. Ava? Sì, che c'è? Guarda che cos'ho. Dolci, dammeli. Ma certo, ora ti tiro fuori di lì. Sapevo di poter contare su di te, Jeff. Libertà! Buon appetito. Ah, gliel'ho fatta pagare. Pronto, chi è? Parla. È stato così strano, era come se qualcuno stesse cercando di distrarmi. Ah, fregato. Jeff, che ci fai lì dentro? Ti sei spaventato, papà. Aspetta, gli hai dato i dolci? Oh, che bel vestito. Ava, ho preso i palloncini. Fantastico. Questo mi fa impazzire. Lo so, è vero. È il giorno più bello. Che aspettiamo, dai? Al lavoro. Scegli un colore. C'è l'imbarazzo della scelta. Facciamo una gara. Ti batterò. Non ce la faccio. Hai visto? Ah, che roba. Il palloncino era difettoso, mi sa. Riproviamoci. Le darò una mano. È il momento del ribaltone. Com'è la situazione? Wow, guarda! Ah, niente male. Guarda questo palloncino, è così elastico. Ah, non posso gonfiarlo. Non è necessario, ho una pompa. Così risparmieremo tempo. Wow, guarda come va, è enorme. Allora, che ne pensi? Forte, vero? Fai questo. Non così in fretta, non ho finito. Ho in programma qualcosa di speciale. Wow, sei un artista! Giro qui e piego lì ed ecco un cane. Ho un'idea. Bau bau! Smettila, papà! Ho sempre voluto un animale. Bau bau! Basta, farò qualcos'altro. Resterai a bocca aperta. Guarda qui, è una spada da pirata. Quello che ho sempre sognato. Prendi questo, è questo! Pensi quello che penso io? All'attacco! È tutto quello che sai fare? Ci vado piano con te. Sì, dacci dentro. Wow! C'è nessuno? Che cos'è? Non guardare me. Vado a controllare. C'è nessuno? Nessuno lì? C'è un pacchetto, che strano. Portalo qui. Hai usato di nuovo la mia carta di credito? No, aprilo. Ma che... che cos'è? Scopriamolo. Non serve a molto. Aspetta, ci sono. Mi servono queste pinzette. Bella pensata, tesoro, continua. Inizio io. Dobbiamo raccogliere gli ossi. Ma il cane non lo deve sapere. Tocca a te. Che ansia. Wow, è stato intenso. Sembra cattivo. Non avere paura. Io ce l'ho fatta. Ho tanta paura. Preso. Tocca a te, ragazza. Ce ne sono rimasti due. Il cane è ignaro di tutto. Augurami buona fortuna. Mi ha morso. Sì, ho vinto. Che adrenalina. Cosa? Dritto in faccia. Bravo, Jeff. Andrà meglio alla prossima, papà. Come funziona questo? Ciao, devi vedere questo. Dammi un attimo. Aspetta, che dice? Ehi, aspetta. Così va meglio. Ah, ok, adoro le feste. Ma non ho niente da indossare, non posso andarci così. Questo è davvero un problema. Ma sei fortunata. Sono una specie di fashionista, voilà.
Grazie, papà. Come sto? Come un idraulico italiano. Ehi, piano! I dolci non li porti? Wow, hai pensato a tutto! Ciao! Divertiti! Oh, quanti palloncini! Ah, mi sto divertendo un mondo! Posso bere bibite, lo dice la mamma! È il mio giorno fortunato! Ciao, sono qui per la festa! Ma come ti sei vestita? Jake, questa la devi vedere! Non è possibile! Che buffa, un aspetto ridicolo! Guardate qui! Rido tanto che potrei fare pipì! Cosa non va nel mio outfit? Siete cattivi, ecco! Basta ridere! Oddio, è stato uno spasso! Hai visto i baffi? Papà, è stato orribile! Qualcosa non va? Ridevano tutti di me, è stato sconvolgente! Nessuno fa piangere la mia bambina, sono arrabbiato! Ehi, sfigati! Avete fatto piangere la mia bambina? Rispondete! Non sono stato io. Mi piacevano i suoi baffi. Voglio la mamma. Ho qualcosa da mostrarvi. La danza della felicità! Woohoo! Non ci capisco più nulla. Ci limitiamo ad assecondarlo? Belle mosse! Ora sì che è una festa, sì! Mi sto divertendo tanto! Buttiamoci! Voglio che non finisca più! Alza il volume! È fantastico! Festa, festa! Attenzione, arriva Mister Orso! Sta cercando il suo miele! Papà, basta! Ecco il mostro del solletico! Solletico, solletico! Non ce la faccio più! Ding dong! Qualcuno ha suonato, meglio rispondere. Aspetta lì, tesoro. Mi sa che ho finito di giocare. Sì? Salve. Sei in anticipo, Jeff. Posso entrare? Oh, ciao. È un piacere vederti. Su, Ava, è ora di andare. Mi dispiace, Ava. A presto. Non voglio andare. Mi mancherai, papà. Anche tu mi mancherai, mi sono divertito così tanto. Oh, che carini. Mi ero ripromesso di non piangere e inizio a sentirmi in imbarazzo. Meglio che vada. Ti voglio bene. Pronta, Ava? Ciao, papà. Ciao. No, ha scordato Mister Orso. Ava, fermati. È troppo tardi, baderò io a te. Voglio solo un abbraccio. Un momento, il cuscino di Ava. Mi è venuta un'idea. Sì, credo che funzionerà. Metterò il cuscino proprio qui. Cucio la testa dell'orsacchiotto al cuscino e faccio lo stesso con le braccia. Le gambe possono andare qui. Wow, mi piace molto, è perfetto. Ava deve vederlo. E vissero felici e contenti. Sì, magari. Mi manca papà. Toc toc. Ciao Ava, posso entrare? Papà, sei qui! Ho un pensierino per te, so già che ti piacerà un sacco. Il mio orsetto! Grazie, papà! Ok, è ora della nanna. Era quello che volevo. Buonanotte, papà. Sogni d'oro. Ah, l'adoro! Non c'è più spazio per disegnare. Aspetta, tutta la carta è finita. Oh no, non posso più disegnare! Mamma! Stai bene, tesoro? Ho finito la carta! No, tranquilla. Guarda qui. Passa il ferro sulla carta e l'inchiostro scompare. Oh, stregoneria! Ora posso disegnare! Grazie, mamma! Nessun problema, tesoro. Vai avanti, disegna qualcosa di carino. Guarda la mia bambola, mamma. Sì, sì, mia cara. Adesso mi annoio. Giocherò con questo orsacchiotto. Ah, sono stufa. Brum, brum. Ah, voglio dei giocattoli nuovi. Che succede? Alla mamma non piace che strilli. C'è un pulsante off o qualcosa di simile? Bene, prendi le chiavi della macchina. È tutto ok, va pure. Sapevo avrebbe funzionato.
Sarà troppo divertente! Wow! È così brillante! Ed è tutta mia! Non ho neanche la patente! Allacciatevi le cinture, andremo veloci! La sicurezza prima di tutto! Facciamolo! Vroom! Wow, sono il miglior pilota di sempre! Bip bip, togliti di mezzo, bip bip! Wow! Ciao, dai un'occhiata alla mia macchina! È fantastica! Stai bene, tesoro? Oh, ok! Ho capito! Quella sì che è una macchina elegante! Vorrei avere anch'io una macchina così! Se ci fosse qualcosa che potessi fare... Cos'è quella? È una macchinina! Questo deve essere il mio giorno fortunato! Posso darla ad Annie? Ma deve guidarla da qualche parte! So io cosa fare! Stendi una maglietta bianca su una superficie piana. Usa una penna nera per disegnare una linea curva. Fallo fino in fondo alla maglietta. Disegna una seconda linea creando una strada. E ora disegna la segnaletica orizzontale. Dopo inizia a riempire la strada. Assicurati di disegnare intorno alla segnaletica orizzontale. Quando hai finito dovresti avere qualcosa di simile. Accendiamo i motori! Ciao Annie! Ho qualcosa per te! Ma non è tutto! Oh! Una strada! È stupefacente! Vroom vroom! È come un mini massaggio! Bellissima, mamma! Mamma! È l'auto più veloce di sempre, guarda! Oh, upsì! Va bene, tesoro, è solo un po' di mal di schiena! Ahem! Com'è umiliante! Ups! È già mattina? Sveglia, sveglia, signorina. Mi dispiace per i fiori. Comunque sia, cosa ti piace indossare? Non lo so. Non mi piace niente. Eccellente, signorina. Queste sono carine? No. Oh, sono così scintillanti. No, non mi piacciono. Rimaniamo sul semplice? No. Ho bisogno di un nuovo lavoro. Sto arrivando, signorina. Wow! Che dolore più tardi! Questi sono tutti i vestiti che abbiamo! No! Sul serio? Aspetta... Forse possiamo usare questi occhiali VR? Avrei dovuto pensarci prima! Non voglio giocare ora! Indossali e basta! Chi ha spento le luci? Aspetta un attimo... Questo è elegante! Finalmente... Non mi piace... Certo che no. Oh, sono carini. Come ti sembro? Bellissima. Grazie. Adesso vai, ho bisogno di dormire. Sul serio? Stai scherzando? Odio quel gallo. Sono così stanca. Immagino che dovrei alzarmi. Cos'è quell'odore? È così disgustoso. Ah, sono io. Che dovrei indossare oggi? Solo questa è tutto quello che ho. Una sola maglietta. E ha un buco. Devo indossare qualcosa. Suppongo che dovrà andare. È così ingiusto. Vorrei avere un nuovo guardaroba. Cos'è quello? Oh, me n'ero dimenticata. Forse potrei usarlo per trovare un nuovo vestito. Sarà fantastico. Che carino. Qualcosa di più casual? E adesso? Il rosso mi sta bene! È un peccato che io non abbia nessuno di quei vestiti! Solo questa vecchia maglietta! Sai che c'è? Sarà divertente! Wow! Wow, mamma, guarda laggiù! Che c'è, tesoro? Accidenti, questo succo è così buono! No, è vuoto! Devo andare a prenderne un altro. Andiamo, mamma. Sì, ma facciamo in fretta. Ah, è bello sedersi e rilassarsi. Il succo è davvero vuoto. Volevo assaggiarlo. Non importa, tesoro. Forse posso aiutarti. Ho dell'acqua. L'acqua è noiosa. Ah, ok. Sì, lo so. Ho della marmellata di fragole. Posso aggiungerla all'acqua? Ma Annie non deve saperlo. Dovrebbe andare.
Mamma, che fai? Voglio del succo. No, oh, ci ho provato. La vita è così crudele. Aspetta. Penso di sapere che fare. Posso usare questo cartone del succo. Lo taglierò a metà e metterò l'acqua all'interno. Annie non lo saprà mai. Va abbastanza bene. Annie, questo è per te. Sul serio? È fantastico! Grazie, mamma. Nessun problema, dolcezza. Adoro avere una piscina tutta mia. Guardami, nuoto! Oh, che fatica! Dovrei prendermela comoda. Fa così caldo. Ho bisogno di rinfrescarmi. Ecco a lei, signorina. È uno scherzo. Cos'è quella? È acqua. Zio, abbiamo un problema. Voglio una bevanda rinfrescante. Ci sto lavorando. Nene. Betty merita il succo d'arancia migliore e più fresco. Adesso ci penso io. Non preoccuparti, Betty. Questo è ridicolo. Ecco a lei, signorina. Perché ti ci è voluto così tanto? Lo dico alla mamma. Il servizio è terribile. Dunque, questa è casa mia. Wow, è enorme. Lo so, siediti. Wow, hai così tanti giocattoli. È un sacco di soldi. Tu che cos'hai? Non è così impressionante. Solo quello? Sì, questa è la mia scimmia. Accidenti. Guarda tutte quelle borse. Sei così fortunata. Sono fantastiche. Wow. Sì, ho bisogno di una borsa nuova ogni giorno. Voglio vederle da vicino. Non ho mai visto così tante borse. Sono così carine. Oh, guarda questa. Cosa fai? Scusami. Dammela. Questa è davvero costosa. Guarda queste impronte sporche. Ho solo questo sacchetto di plastica. Non ho delle cose così belle. Oh, chissà cosa c'è in quella scatola. Dove vai ora? Guarda tutta questa roba interessante. È solo spazzatura. Potrei usare questa scatola. Dammi un attimo. Guarda la mia nuova borsa. Oh, la adoro. Dove l'hai presa? La voglio anch'io. Prendila. Ah, mio Dio! È la migliore! È la mia nuova preferita. Grazie mille. Forse potremmo fare uno scambio? Avrei dovuto sapere che c'era un inganno. Ma suppongo sia corretto. Non sono felice, però. Tieni, puoi prendere questa. Davvero? È tua. Tanto io ho questa. Non ci sta sullo scaffale. Ho cambiato idea. Annie? Ehi, era proprio qui. Voglio bere il mio tè. Mamma, mamma, guarda, è oggi. Oh, la mia vestaglia è tutta sporca. Ok, tesoro, andiamo. Ora controlliamo per bene se sei in ordine. Ok, andiamo all'asilo. Mamma, piove. Ok, come farò adesso? Non piangere, tesoro. Guarda, ecco un ombrello. Oh, è vero, è stato colpito da un fulmine. Io voglio andare all'asilo. Aspetta, aspetta. Dove sono i fazzoletti? Aspetta. La tenda della doccia. Ecco la soluzione. La piegherò in questo modo, così. Adesso mi servono le forbici, taglierò la punta della tenda. Ok, adesso i pezzi sono pronti. Usiamo la piastra per capelli, così. Dovrebbe essere sigillata adesso. Ta-da! Che ne pensi?
Ti piace il mio parco? Sì! Ne ho fatto uno anche per te! Adesso possiamo andare all'asilo e non bagnarci! Ehi, tesoro! Chi è? Mi servono gli occhiali! Forza, dobbiamo andare! Ah, ciao, papino! E adesso laviamoci i dentini! Devi mangiare i cereali per diventare grande e forte! Adoro i cereali! Ok, pronta per andare a scuola? Oh, devo allacciarti queste scarpe! Oh, sei tutta spettinata! Un elastico! Va bene, proviamo! Forse così andrà bene? No, non va bene, papà! Proviamo qualcos'altro! Sarebbe più facile se rimanessi ferma, tesoro! Aspetta, sì! Continua a girare! Vai così, tesoro! Ottimo lavoro! L'elastico! Ah! Sembra un unicorno! Avanti! Papà, sì! Oh, la mia piccola principessa! Tutto bene oggi a scuola? Siediti qui mentre io finisco. Ho quasi fatto, quindi aspetta un attimo qui. Che noia! Ho quasi fatto? Oh, oh no! Dov'è finita? Oh, vieni fuori da lì. Fai la brava e rimani ferma, su. I bambini sono estenuanti. Aspetta. Che cos'è stato? Oh no! Fermati, fermati! Serve a papà questa. Rimani qui. Ma mi annoio! Che cosa mi dici allora di questo qui? Vuoi giocare col telefono? Sì, gioco! La batteria è scarica. Oh no, il cavo! È rotto! Come faccio adesso? Aspetta, forse posso fare qualcosa con questa custodia. Ok, posso usare questo tovagliolo. Riempio la custodia con della colla. Dovrebbe bastare, sì. E adesso la sigillo con la piastra. La metto nella custodia, aggiungendo anche questa cornice glitterata. Così può giocarci, sì. Oh, le piacerà senz'altro. Sì, ci sono dei fiorellini rosa! Ah, mi piace colorare! Mamma, ho fatto una macchina! Voglio altra carta! Oh, va bene, tesoro! Ecco qui! Farò un fiore viola! Altra carta, mamma! Sei così laborioso! Ecco qui! Oh oh! Non ho più carta! Mi dispiace, non puoi più disegnare! Oh no, non piangere! Va tutto bene, so io cosa fare! Mi serve un pezzo di cartone! Devo aggiungere un disegno, così! Ha preso da me il talento artistico! Finito il disegno, lo lamino con del nastro, così! Fatto! Adesso lo piegherò insieme! Tesoro, guarda qui! Vuoi colorare una tartaruga? Vedi? Proprio così! Puoi colorare quante volte vuoi. Figo, vero? Sì, dammi, dammi! Voglio colorare il cavallo! Ok, adesso vediamo la tua nuova stanza dei giochi. Carina, vero? Wow, ci sono tante cose qui! Oh, ma ci sono anche altrettanti pericoli! Oh, oh. No, tesoro, non ti muovere! Sta ferma, papà deve solo renderla più sicura. Devo renderla prova di bambino. Coprendo tutti gli spigoli. Il nastro farà un ottimo lavoro. Ok, adesso è a posto. Ma quanto lavoro, accidenti.
Ok, tesoro, sei pronta a giocare? Sì! Sono caduta! Sì, giochiamo! Fermati, no! Oh, c'è mancato poco. Devo aggiungere altro nastro. Metto una striscia per terra. Così. E adesso metto il tappeto. Voilà! Così resterà fermo. Ok. Divertiti. Sì, stanza dei giochi! Oh. Oh, ciao, principessa! Com'è carina! Questo lo tengo per dopo. Ho fame! Papà, voglio uno snack! Ok, ecco qui! Ok, ho fatto! Questo ovetto è buono! Oh, sì, il leccalecca! Ma che schifo! Il leccalecca è rovinato! Oh, accidenti, stai tranquilla! Eccotene uno nuovo! Aspetta! Mi è venuta un'idea geniale! Ci starà benissimo! Guarda, eccoti un nuovo leccalecca! Tieni, prendi questo! Questo lo metterò da parte per dopo. E adesso gioco col pallone. Ciao! La la la! Ah, che cos'è questo odoraccio? La puzza viene da qui? No, il leccalecca! Lo stavo mangiando! Devo proprio... Beh, direi di sì! Eccolo qui! Che bello! Oh no, non farlo! Dammelo! Tieni questo invece! Terrà al sicuro il tuo leccalecca! Wow, dammelo! Oh sì, questo è il bello! Ti è andata male, cacca di gatto! Crema al cioccolato, è buona e appiccicosa! È il giorno più bello! C'è qualcosa di meglio! Mi devo ritoccare il rossetto! Wow, guardami! Posso fare la modella! Certo che puoi, tesoro! Ma che stai facendo? Ti prego, fa che non sia cacca! Ah, è solo cioccolato! Guarda com'è ridotta la stanza e il mio povero cuore non lo sopporta! È il mio incubo peggiore! Sul serio, mi prendi in giro? Come può una sola persona fare tanti guai? Devo sistemare la faccenda e so cosa fare. Vado a prendere alcuni oggetti dalla cucina. Apro il barattolo di crema al cioccolato e ne prendo una cucchiaiata. Ha un bell'aspetto. No, devo resistere. Poi prendo una ciotola con granella di cioccolato, ci immergo il cucchiaio. Deve essere interamente ricoperto e voilà, deliziosi Choco Pops! Voglio mostrarli ad Elsa. Ah, mamma! Posso spiegarti? Togliamoci questi vestiti sporchi. Come hai fatto? Non importa, quello è profumo di cioccolato! Li ho fatti apposta per te, forza, assaggiali! Mi hai convinto col cioccolato? Wow, è fantastico, grazie mamma! Addio dieta, ma ne vale la pena! Poi trasferite il terriccio nel vaso. Questa non ci serve più, il giardinaggio è facile! Dovrei praticarlo più spesso! Oh sì, la adoro! Sei splendida, tesoro! Adoro passare il tempo con te, mi rendi così fiera! C'è ancora tanto da fare! Ah?
che cos'è quello? No, non ci credo! Un verme, è fighissimo! Cammina! Devo avvicinarmi di più! Mangia il terriccio! Sarà saporito, voglio assaggiarlo anch'io! Se piace ai vermi, piacerà anche a me! Buono e fresco, pronti, via! No, ferma! Oh, perché? Volevo solo assaggiarlo! Metti giù il terriccio, io torno subito! Va bene, non mangio mai cose buone. Devo fare in fretta, fammi pensare. Ah, posso usare quei cereali! Elsa li adorerà, mettiamoci al lavoro. Verso i cereali nel frullatore. Dovrebbero bastare. Mi ricordo di mettere il coperchio, non voglio sporcare la cucina. E poi frullo il tutto. Non voglio ridurlo in polvere, ma soltanto sbriciolarlo. Così è perfetto. Ora posso versarlo in un vaso. Lo riempirò fino all'orlo. Può bastare. Che profumo delizioso, credo sia pronto. Ehi Elsa, ho una cosa per te, guarda qui tesoro, che ne pensi? Ah, è un vaso pieno di terra? Aspetta, profumo di cibo! È fantastico, dammelo! Ora questo sì che mi piace. Buonissimo! Molto meglio del terriccio. E qui dentro non ci sono i vermi. È troppo buio, non mi piace! È l'interruttore da quella parte! Qualcosa potrebbe afferrarmi! Ok, Elsa, abbi coraggio, ce la farai! Aspetta, cos'è stato? C'è qualcuno laggiù! Vieni con noi, Elsa! Ah! No, non lascerò di nuovo questo letto! Oh, e adesso? C'è qualcosa nell'armadio, ci mancava solo questa! Ti prego, falla finita! Non anche tu, orsetto! Come hai potuto tradirmi? Ah! Elsa, tutto bene? Qualcosa non va, tesoro? È stato terribile, mamma! Non raggiungo l'interruttore! Non temere, faccio io, andrà tutto bene! Ah? Ma non funziona! Va bene, è tutto sotto controllo, tu rimani lì! Sbrigati, mamma! Uso un foglio di plastica trasparente, lo appoggio sul tavolo e prendo dei pennarelli. Inizio disegnando un quadrato sulla plastica, poi coloro l'interno. Adesso cambio il pennarello e faccio così su tutta la plastica. Alterno i colori. Dovrebbe bastare. Successivamente li ritaglio e ricavo dei fori. Mi servono delle fascette adesso. Infilo la fascetta attraverso i fori, voglio unire due quadrati così. E faccio lo stesso con tutti i quadrati fino a ottenere qualcosa di simile. Li leggo a un paralume e uso altre fascette per fissarli saldamente. Mi assicuro che siano ben stretti. È così colorato, potrei fissarlo tutta la notte. È perfetto. Ehi Elsa? Sì? Guarda qui. Wow, è fantastico! Sapevo ti sarebbe piaciuto. È ora di andare a letto, ci vediamo domattina. Buonanotte, mammina! Così va molto meglio! Oh, ha un'aria così serena, sogni d'oro, Elsa! È il luogo perfetto per un picnic al chiaro di luna! Sì, certo, tesoro, è tutto così bello! Mangiamo! Wow, abbiamo portato di tutto! Che abbiamo qui? Un avocado, eh? Un po' strano per un picnic, ma va bene lo stesso! È così scivoloso! All'occhio! Ma che stai facendo? Smettila! Aspetta, ho qualcosa per te. Questo pratico gadget risolverà tutto. Guarda un po'. Posso usarlo per tagliare l'avocado a metà. È facilissimo, adesso devo solo farlo a pezzi, così. Ma non ho finito. Rimuovo anche il nocciolo, posiziono il gadget in cima e lo giro. E il nocciolo viene fuori. Adesso lo capovolgo e lo uso per affettare l'avocado. Vedi? Lo taglia in sezioni precise. Wow, mi lasci a bocca aperta! Ah, cosa c'è che non sai fare? È per te, buon appetito! Sei la migliore, tesoro! Lo so! È buonissimo! Senti che muscoli, ehi! Che buon profumo, la pannocchia! Dolce e gustosa, così mi piace! Oh, prenderò qualcosa dal frigo. Il mais si abbina a meraviglia col burro. Lo rende più buono. Lo strofinerò sul mais. Ups, non mi cade. È scivoloso. No, torna qui. Smettila. Forse dovrei fare il giocoliere. Quasi fatta. Ehi,
Lo so che ho sempre voluto viaggiare, ma che cos'è questo posto? È per il burro? Wow, non è utile la tecnologia? Oh no, non di nuovo! Ok, proviamoci. Rimuovo la custodia e ci infilo il panetto di burro. Il perno lo terrà fermo. È pronto, proviamolo! Posso strofinare il burro sul mais senza problemi. Ma perché non l'ho scoperto prima? È facilissimo, il burro non scivola e il mais è diventato ancora più buono. Quando ho finito rimetto il coperchio. Dovrei metterlo in un posto sicuro. Ecco il posto, l'ho trovato. Nessuno potrà scovarlo. La prudenza non è mai troppa. E adesso posso mangiare il mais. Credo di meritarmelo. È perfetto, mi rende così felice. La sua pannocchia, signora. Wow, complimenti allo chef. Ah sì, è mais. Buon appetito. Non vedo l'ora. Oh? Sì, ancora, ancora. Un attimo, mi è venuta un'idea. Mi sento così viva. E cameriera, venga qui, deve aiutarmi. È fuori controllo, la guardi. È un animale. In fretta, perché indugia tanto? Ho capito. Grazie, che cosa farei senza di lei? Ehi Elsa, guarda qui. Ti aiuterà a mangiare la pannocchia e minimizzare gli effetti collaterali. Che cos'è? Te lo mostro, passalo sulla pannocchia e rimuoverai i chicchi, vedi? Wow, guarda come va, sono tutti qui dentro. Adesso devo solo svuotarli sul piatto. Wow, è fighissimo! Puoi usare una forchetta per raccoglierli. È più da persona civile. Sì, ma non così divertente. Tempo adesso, mamma. Ma devi metterti la giacca. Mamma, non ho mica 2 anni. Non vorrai buscarti un raffreddore. Ti sta così bene, poi. Mamma, la smetti, è veramente imbarazzante. Dai, mettiti questa. Così va meglio, così calda e comoda. E fammelo dire, anche alla moda. Mi prendi in giro, sì? Ah, datti una mossa. Non metterò mai questa roba. Non puoi costringermi. Che cos'ha che non va? Metterò questa invece. Visto, si intona tutto il resto, a dopo. Mettiti una sciarpa almeno. Oh, fiato sprecato, mica mi ascolta. Vedremo chi ha ragione. Ah, non è calda come pensavo, il vento oggi è gelido. Ma chi se ne importa, sono uno schianto. Ci siamo tutti, cominciamo. Non mi sento bene. Oh, Cheryl, sei malata? Fuori di qui! Speravo che lo dicesse. Prendo le mie cose e me ne torno a casa. Non vorrei mica contagiare tutti. Forse mamma aveva ragione. Ah, falso allarme. Metto i libri nell'armadio e me ne vado. Oh, adesso devo anche ripulire tutto quanto. Ci penserò un'altra volta. Che piacere vederti, stai una favola. Che gentile. Dico sul serio, mi piace un sacco, Cheryl. Oddio, sto finalmente per baciarla. Oh, 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 ma che schifo! È così romantico! Oh, mi viene da vomitare! Stai indietro, prendi! Chris, che cosa ho fatto di male? Oh no, peggio di così! Che giornataccia! Meno male che sono a casa, voglio solo mettermi a letto. Possibile che succedano tutte a me? Ciao, mamma! Già a casa? Mi sento malissimo. Tieni, ti farà stare meglio. Dici davvero, proverò di tutto. E ciu! Wow, quanta roba c'era nel naso. Mi sa che ho perso l'appetito, scusa mamma. Ti avevo detto di mettere quella giacca. Ho chiesto scusa. Non sono arrabbiata con te, voglio solo farti stare meglio. So cosa funzionerà. No, allontana quella roba da me. Rilassati, non è così male come sembra. Fidati di me, so cosa faccio. Metto del sale dentro l'acqua calda. Così dovrebbe bastare. Ora riempio la siringa. Questo farà passare tutto. Sta ferma, te la spruzzo nel naso. Questo scioglierà tutto quel muco orrendo. Wow, funziona davvero! Respiro di nuovo, grazie mamma! Dove stai andando? Non mi serve questa giacca.
Chris, sono guarita! Incredibile perché perdo tempo. Wow, ma è fantastico, sto così bene! Mi stanno da favola questi tattoo. Che buona tazza di tè. Oh, ma che hai fatto? Oh, ciao mamma, che te ne pare? Non credo ai miei occhi. Mamma? Ehi, torna tra noi, che ti prende? Che mi prende? Ti sei guardata? Sembra che ti abbiano disegnato sopra degli scarabocchi. Sei ridicola. Sono su tutte le furie adesso. Questo è troppo, vieni con me. Pianta la mamma! Che ti ha fatto tutto questo, eh? È così imbarazzante. E va bene, ecco, è stata lei. Chi? Quella? Oggi sono ispiratissima. Ho due paroline da dirle. Andiamo su. Siediti. Salve, posso aiutarvi? Credo che tutto questo sia opera tua. Che sta succedendo? Guarda la mia povera bambina! Sei stata tu, è un vero schifo! Beh, a me piace. È sempre così? Fossero belli almeno, sono scarabocchi! Che cosa hai intenzione di fare in proposito? Mi sta facendo venire il mal di testa, silenzio! Non è un gran problema. Sono adesivi. Visto? Ne vuoi anche tu? Adesivi? Ma non capisco. Vuoi dire che si tolgono? Oh, caspita, mi sento a disagio, mi dispiace tanto. Ti sarò sembrata una vecchia pazza. Sì, ma fa niente. Non hai idea di quanto spesso succeda. Ma perché non hai detto niente? Ho provato, ma mica mi ascolti. Abbiamo finito allora? Beh, dobbiamo rimuoverli comunque. Nessun problema, basta un po' di scotch. Davvero? Come? Metti lo scotch sopra l'adesivo, fai un po' di pressione e rimuovi lentamente, visto? Il tattoo verrà via all'istante. Ecco tutto. Oh, che sollievo. No, già mi mancano. Non posso mai fare qualcosa di carino. Andiamo a casa. Wow, chissà che strazio vivere con quella. Aspetta. Non ci credo. Tutto mi aspettavo tranne che questo. Ah, che gente strana, accidenti. Oh, adoravi queste cose? Adesso qualcun altro potrà giocarci. Un po' troppo dolce per i miei gusti. La mia matita, ma perché ti sei rotta? Adesso ti tempero. Guarda che fighi questi truccioli! Una specie di molla o qualcosa di simile! Mamma, guarda! È straordinario! Aspetta, ho un sacco di matite! Sarà fantastico! Guarda quante! Ho tutti i colori dell'arcobaleno! E adesso voglio delle altre matite! Mamma! Non hai più matite, tesoro? Aspetta un minuto. La soluzione è proprio sotto i nostri occhi. Metterò queste luci nella scatola. Figo, eh? Adesso metto del cellofan sopra. Lo avvolgerò per bene attorno ai bordi. Vedi come ho fatto? E adesso la vera magia? Verserò lo zucchero su tutta la superficie. E continuerò finché non verrà così. Spegnerò le luci della stanza e userò le dita per creare fantastici disegni. Tesoro, forza! Oh? Wow, è fantastico! Puoi disegnare quello che vuoi. Allora disegnerò il mio animale preferito. Immaginavo che ti sarebbe piaciuto. Sei emozionata? Sono settimane che aspetti questo momento. Spero che vedremo gli squali. Andiamo. Spero che tu abbia portato degli occhialetti. Chiuso? Ma com'è possibile? Verremo un altro giorno, tesoro. No, non sempre tutto può andare come vogliamo. Ma
fa parte della vita, giusto? Adesso che faremo? Dammi quello! Se metto questo qui, si trasforma in qualcosa di molto interessante! Wow! È un polpo! Mi piace troppo! Sta nuotando sott'acqua, vedi? L'immaginazione può fare cose incredibili. E anche la mamma. Sono famiglie di tutti i tipi, l'importante è che siano piene d'amore. Quali cose divertenti fanno i tuoi genitori? Diccelo nei commenti. Condividi il video con gli amici e non dimenticare di iscriverti al canale per altri fantastici video come questo qui.